Il disavanzo della Regione Sicilia, che sarebbe stato ereditato dalla precedente legislatura, ammonta a 2 miliardi e 143 milioni di euro, come accertato dalla Corte dei Conti. La Regione ha ottenuto dallo Stato la rateizzazione di 1 miliardo e 600 milioni di euro in 30 anni con le rate da 53 milioni di euro all'anno. È la prima rata da 200 milioni di euro e da saldare nel 2019. Ecco perché sono stati progettati severi tagli al bilancio della Regione. Poi il Governo ha mostrato pronta attenzione rispetto ad istanze che da più parti politiche si sono espresse per garantire l'integrità della gestione del bilancio regionale. Quindi, con gli adeguati strumenti legislativi, potrà essere liberato spazio finanziario nel bilancio della Regione. È stato infatti approvato alla Camera l'ordine del giorno presentato dal deputato siciliano della Lega Alessandro Pagano, che impegna il Governo a definire l'ampliamento dell'ambito applicativo della legge di bilancio 2019, che permette di estendere il ripiano in 30 anni anche del maggior disavanzo di esercizio recentemente accertato sul bilancio della Regione Sicilia dalla Corte dei Conti. Infatti, in occasione dell'esame del disegno di legge considerato semplificazioni, ovvero tutto ciò che è saltato fuori dalla finanziaria 2019, un macigno da 543 milioni sarà rateizzato con il resto del disavanzo.